non andate avanti. Poi informazioni di servizio, cominciamo alle 4.10 perché sono la gente durata prevista, se ancora un pochetto visto che ci sono storie, video, canzoni, testimonianze, operai, un'oretta e mezza. Io chiudo alla fine con 8 minuti, non di più, quindi perché bravo Matteo, la temperatura diciamo ci impone di essere circoncisi. No, perché di solito uno la compone alle 4 e comincia alle 5, no, oggi comincia alle 4.15. Ragazzi, una volta e la Lega che ringraziamo il popolo italiano, un popolo che si è dimostrato straordinario in questo anno e mezzo, quindi è la politica che ringrazia, che apre le sue porte, che apre i suoi comuni, le sue sedi a lavoratori, imprenditori, avvocati, uomini e donne del volontariato che porteranno le loro testimonianze. Noi stiamo lavorando come matti dentro il governo per la ripartenza, per la liberazione di energie, di posti di lavoro, per la libertà d'impresa, per il taglio delle tasse, a brevissimo anche per la liberazione da questi oggetti di stoffa che ormai in tutta Europa sono per il momento fortunatamente archiviati. E quindi daremo l'idea dell'Italia che sarà e faremo delle proposte alla politica, ma non solo alla politica, per ripartire, correre, costruire. Però oggi su un'ora e mezza di interventi la politica avrà una ventina di minuti a disposizione, il resto è tutta vita reale, sono tutte persone vere, compresi alcuni lavoratori che sono venuti in piazza, che non erano in scaletta ma che avranno il microfono a disposizione. Si presenterà la grande rivoluzionaria campagna di raccolta firme nell'agosto dopo Covid, per cambiare la giustizia in Italia. Il ministro sta facendo il suo lavoro, il Parlamento farà il suo lavoro, ci sono 6 referendum che dal 2 luglio potranno essere firmati in tutta Italia per una giustizia giusta, per processi coi tempi certi, per la responsabilità di chi sbaglia che deve pagare e per la certezza della pena. Quindi sarà un'estate di impegno, di sorriso, di lavoro, di passione. Prima l'Italia per me significa mettere prima l'Italia rispetto agli interessi personali o di partito, e con questo spirito mi rivolgerò a tutti gli amici del centrodestra. È un'emozione, perché la Lega è centro, la Lega è politica in presenza, è sorriso, è stretta di mano, è sudore, è fatica, è passione. Quindi sapere che un sabato pomeriggio mamme con bambini piccoli nel passeggino hanno fatto chilometri e chilometri in treno, in macchina, in pullman, in aereo, per venire a dire ci siamo, ripartiamo tutti insieme, è la prima grande manifestazione composta, sicura, dopo un anno di pausa forzata, e sono felice di essere qua. Oggi di fatto inizia anche la campagna elettorale per il Campidoglio. Sì, ci saranno ovviamente Enrico e Simonetta sull'orgoglio romano, su Roma che torni capitale, sull'efficienza, sulla pulizia, sulla sicurezza, sul decoro, sulla velocità, sui mezzi pubblici, sui rifiuti che diventano energia. Quindi lasciamo le polemiche sulla storia o sui morti agli altri, noi ci occupiamo a Roma, a Milano, a Torino, piuttosto che a Napoli, di vita vera, di vita reale. Quindi, per quello che mi riguarda, io parto dalle periferie. Comincio in periferia e finisco in periferia. Prima possibile, non ce la si fa più. 40 gradi, ripeto, se tutta Europa sta dicendo almeno all'aperto torniamo a respirare, a sorridere, a lavorare in serenità, io penso che l'Italia debba fare altrettanto. Ringrazio Draghi che ha chiesto un parere al CDS e spero che il parere del CDS arrivi il prima possibile. Sono contento di essere entrato in questo governo, di quello che sta facendo questo governo e soprattutto di quello che fa. Grazie. Una rivoluzione sulla giustizia.